Benvenuti a Magica Roma del 18 settembre, giornata molto particolare, cominciata questa mattina con il mio video dove spiegavo i motivi per i quali De Rossi andava cacciata al più presto, perché purtroppo la situazione ormai penso di averla delineata anche molto bene sotto il punto di vista anche gestionale, tattico, tecnico e di rapporti all'interno della società in queste settimane. Purtroppo, come vedete, non ho detto nulla di campato in aria. Certo, ha fatto un po' effetto vedere che tipo mezz'ora dopo che avevo caricato il video è arrivata la notizia dell'esonero, tant'è vero che qualcuno ha fatto anche delle battute, no, nei commenti al video, ha detto se vede che i fricchi vedono i tuoi video. Ma no, i fricchi non hanno bisogno di vedere i miei video o di avere consigli. I problemi dei fricchi sono altri, cioè il fatto che loro comunque capiscono talmente poco di pallone che passano con disinvoltura da un Moloch del calcio come José Mourinho a un giocatore, un allenatore, ed è sintomatico che io ancora sbaglio e lo chiamo giocatore, un allenatore completamente inesperto, improponibile come successore di Mourinho, ma comunque iconico per la nostra tifoseria come Daniele De Rossi, a uno che non c'entra assolutamente nulla con il mondo Roma, come il croato Ivan Juric, che da oggi è il nuovo allenatore, ha già diretto il primo allenamento dalle ore 17. Un nome proprio che nessuno si aspettava. Cioè, era un nome che girava, poi tutti, naturalmente, come ho fatto io stesso, dicevano: vabbè, non è che possiamo prendere Juric o Tudor, che poi ha allenato anche la Lazio, tra l'altro. È una decisione che ha sollevato un pandemonio, sta sollevando un pandemonio a Roma, sui social, nelle radio, mi dicono soprattutto, e molti tifosi sono furibondi. La squadra è stata anche parzialmente contestata oggi a Trigoria all'arrivo dei giocatori, in particolare Lorenzo Pellegrini è stato contestato, gli è stato detto quanti ne volete bruciare ancora di allenatori. E lui ha risposto: non lo dovete dire a me, come per dire, si è un po' chiamato fuori. È normale che io ho fatto tutta una serie di ragionamenti e devo essere anche coerente con quello che ho detto fino a questa mattina. A mio parere è un tentativo di salvare la stagione che sta prendendo purtroppo una bruttissima piega. Il problema è che nessuno pensava che fosse possibile affidarsi a un nome del genere, cioè il nome di Max Allegri mi sembrava quello più era opportuno mettere su quella panchina, ma anche quello di Claudio Ranieri sarebbe stato un nome assolutamente credibile. Stamattina si è fatto il nome di Maurizio Sarri, ieri sera si è cercato addirittura di mettere sotto contratto Stefano Pioli, che ha dovuto declinare perché sta andando a firmare in Arabia Saudita con l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, e diventerà l'allenatore di Cristiano Ronaldo e anche di Marcelo Brozovic, ex giocatore dell'Inter. Quindi abbiamo rischiato addirittura Pioli, che secondo me è molto peggio di Juric, e ha girato anche il nome di Edin Terzic, ex allenatore del Borussia di Dortmund, ma era secondo me improponibile, perché lui praticamente si dimette dal Dortmund qualche mese fa a seguito di una violenta discussione con Mats Hummels, quindi sarebbe stato abbastanza singolare anche questo, ma sono tutti dei tentativi che denotano appunto una scarsa conoscenza di quello che accade nel complesso mondo del calcio. Cosa ci potrà dare Ivan Juric? Ivan Juric è un canaccio che rispetto a De Rossi, allenatore completamente diverso, però ha una sua storia nel calcio italiano, se uno vuole approfondire. Adesso vi do qualche informazione, così, perché tra l'altro è anche un allenatore sotto certi punti di vista poco conosciuto, come anche poco conosciuto tutto sommato, io non me lo faccio fatica a ricordarmelo come calciatore. Quindi contratto fino a giugno 2025 con opzione per l'anno successivo. Nato a Spalato nel 75, ex centrocampista interno, interno dotato di grande aggressività, che ha finito di giocare nel 2010.
dopo le giovanili nell'Hajduk di Spalato nel 93-94, poi va in prima squadra dal 94 al 97, quindi lui parte come giocatore nell'Hajduk di Spalato, poi va a Siviglia 97-2000, nell'Albacete dal 2000 e nel 2000-2001, poi va, viene in Italia, ecco questo non me lo ricordavo, e va a giocare nel Crotone, dove ha avuto modo di temprare ancora di più il suo già tosto carattere, dal 2001-2006. Poi va a Genova, viene qui a Genova a giocare con la maglia rosso-blu del Grifone dal 2006 al 2010, allenato da Franco Scoglio. 111 gare, un gol, 5 gare nella nazionale croata, insomma, una carriera da allenatore abbastanza mediocre, diciamo, ecco. Come allenatore, però, fa la sua gavetta. Allora voi mi starete dicendo, ma tu ci starete pensando, ci vuoi dire che questo è un allenatore che ha fatto una gavetta e quindi no, questo non è l'allenatore che doveva prendere la Roma in questo momento, assolutamente. Io vi sto solo raccontando chi è, perché comunque vi renderete conto che ha una sua storia di allenatore molto diversa da quella di un De Rossi che non ha mai allenato praticamente. Allora, al Genoa Primavera 2010-2011, collaboratore tecnico all'Inter, quindi come vice di Giampiero Gasperini, dal quale imparerà molto, dice Juric, nel 2011. Vice allenatore del Palermo 2012-2013, torna alla Primavera del Genoa 2013-2014, poi è al Mantova come allenatore del Mantova, del Crotone, torna a Crotone come allenatore. E poi allenatore del Genoa 2016, 2017 e 2018. Quindi noi vediamo che è un uomo che evidentemente sa costruire dei rapporti solidi nell'ambiente in cui opera, perché vediamo che torna poi come allenatore dove ha giocato, quindi a Crotone, a Genova, prende in mano anche la squadra primavera del Genoa 2 volte. Poi va a Verona 2019-2021, e a Torino 2021-2024, e in questi anni, diciamo, si esprime meglio come allenatore. Entro naturalmente i limiti che queste squadre gli consentono, che non sono certo dei grandi squadre, si mette in luce sicuramente per essere un allenatore di grande temperamento, che fa la difesa a 3, fa un pressing molto alto anche sui portatori di palla, già alla prima punta si fa un bel mazzo per pressare sui centrali avversari quando hanno palla, e quindi vedremo Dobic che dovrà un po' modificare il suo modo di giocare, che è molto, in questo momento è molto statico, dovrà cominciare anche lui, come io predicavo, a inseguire anche gli avversari. È stato molto influenzato, sostiene di essere influenzato appunto da Gasperini, speriamo l'abbia influenzato anche bene, che ha avuto come allenatore, come dicevo prima, al Genoa. Quindi non all'Inter, ma al Genoa l'ha avuto come allenatore. Prima avevo detto all'Inter, è stato anche suo vice all'Inter, ecco, suo vice all'Inter. Quindi è un ragazzo che è un uomo che si è fatto la sua gavetta, ok? Si è fatto la sua gavetta, ma è comunque da Verona al Torino il salto a Roma, ragazzi, è un'altra cosa, è proprio, anche perché poi anche come gare in nazionale e partite in Europa come allenatore c'ha poco e niente, quindi non era ancora completo il suo percorso per andare a venire ad allenare una squadra come la Roma, per cui io non ho elementi per promuovere questa scelta dei fricchi. È invece una scelta che conferma tutto quello che sto dicendo negli ultimi mesi, che loro purtroppo non sono molto competenti, si fidano, ma di chi? Di Riso, di Giuseppe Riso, che è l'agente di Juric, che guarda caso è anche l'agente di Cristante. Chissà, forse è partito così questo contatto con Juric, che magari Cristante nello spogliatoio ha perorato la causa di Juric, del quale gli ha parlato molto bene il suo agente. Ecco, questa per me potrebbe essere già una ricostruzione plausibile. Che effetto porterà Juric?
Innanzitutto vi dico, ma tu sei contento che è arrivato Yuri? Non sei contento? Non lo so, ci devo fare mente locale perché è stato tutto così veloce. Questi sono, abbiamo visto che prendono Mourinho, nessuno sa un cazzo, lo cacciano un giorno all'altro, prendono De Rossi, non si aspettava nessuno, ma lo esonerano dopo che ieri mattina avevano detto che aveva la loro fiducia, ma a me risulta che c'è stata una discussione forte tra lui e la Soluku, proprio ancora ieri. Perché il problema è questo, che questi chiedono a De Rossi i risultati perché dicono noi abbiamo speso 110 milioni di euro, i giocatori te l'abbiamo dati. E lui dice sì, ma avete dati, ma quando me avete dati? Quando il campionato era già cominciato, io non ho potuto lavorarci con questi giocatori. Quindi su questo punto si sono scontrati diverse volte, perché lui accusa la Soluku di aver tardato troppo e ha perfettamente ragione in questo, quindi si è creato un contrasto. I contrasti ci sono stati e come, ragazzi, è da questi contrasti che è nato poi l'esonero. Cosa ci darà Juric? Juric porterà sicuramente una scossa, perché è un uomo di grande temperamento che prenderà nello spogliatoio i giocatori e li responsabilizzerà al massimo. Vinceremo con l'Udinese, vinceremo col Venezia, col Bilbao non lo so perché è una brutta squadra e Nico Williams è veramente un giocatore molto temibile, non so come andrà a finire questa partita. Fatemi vedere prima Roma Udinese, già squadra molto temibile. Ma ci sarà una scossa, magari Juric farà una squadra molto quadrata, molto attenta, riuscirà magari a sorprenderci. Quando si cambia allenatore, generalmente è così. Ma nel medio periodo, non so quello che potrà succedere. Lo scopriremo solo cominciando a vedere un po' nelle prime partite che tipo di gioco vuole fare con questi giocatori che si trova. Il 22 settembre c'è Roma Udinese alle ore 18, 26 settembre Roma Atletico Bilbao si gioca alle 21, l'esordio in Europa League. Roma Venezia 29 settembre alle 15, poi c'è Espoo Roma il 3 ottobre e 6 ottobre Monza Roma e poi c'è la sosta fino a Roma Inter del 20 ottobre che è molto lontano alle 20:45. Ah, un ciclo di partite tutto sommato, se escludiamo il Bilbao, abbastanza abbordabili. Il calendario della Roma quest'anno era molto favorevole. Questa è il grande torto di De Rossi, è quello di non essere riuscito a sfruttare un calendario che poteva tranquillamente mantenerci al primo posto della classifica dopo una decina di partite di campionato, 8-9 partite di campionato. Se il grande torto di De Rossi è lì che non è difendibile perché tu non puoi non vincere certe partite con i giocatori che avevi in rapporto a avversari che sono sicuramente inferiori. E questo problema purtroppo è costato la panchina a De Rossi. L'Udinese gioca generalmente con il 3-4-2-1, un'ipotesi di formazione per la prossima gara contro la Roma all'Olimpico, Okoye in porta, Christensen, Bigiol, Giannetti, Ejibwe, Karlstrom, Paiero, Camara, Thauvin, Brenner, dietro Lucca, squadra guidata da Costa Runias, mancherà Alexis Sanchez che è infortunato, nella Roma dovrebbero mancare, De Rossi ha comunque squalificato, Lefè, che è ancora infortunato, Selemaker che purtroppo si è rotto il malleolo, è un brutto infortunio, e Zaleski che attualmente è fuori rosa. Una delle prime cose che dovrà decidere anche Juric è se reintegrare magari Zaleski, perché adesso con l'infortunio di Selemaker purtroppo ci servirebbe anche lui. In dubbio Lorenzo Pellegrini che ha un problema al ginocchio. Le altre gare della quinta di Serie A saranno Cagliari-Empoli, Verona-Torino, Venezia-Genoa, il big match Juventus-Napoli, Lecce-Parma, Fiorentina-Lazio, Monza-Bologna, Roma-Udinese il 22 settembre alle 18, poi l'altro big match, quello dell'ultima giornata del quinto turno, Inter-Milan, che potrebbe costare la panchina a Paolo Fonseca, e infine Atalanta-Como. Nei prossimi giorni, adesso monitoreremo un po' anche gli umori, che li vedo già molto cupi sui vari social e sui vari mezzi di informazione per capire come la piazza, ma come la deve prendere la piazza male, ma la piazza non la può prendere bene. La piazza avrebbe preso bene Klopp, Allegri, Ranieri e tutto sommato forse ci saremmo turati pure il naso
di fronte a un'ipotesi Sarri, anche se ha allenato la Lazio, la Juve. Ma Ivan Juric davvero non se l'aspettava nessuno.